Buongiorno a tutti, vi chiedo se presente posso, se possiamo iniziare la nostra mattinata. Buongiorno a tutti, sono Nadia Bonamici e stamattina ho l'onore di moderare questa giornata. Una giornata che è stata voluta dal gruppo, dal comitato, progetto CERNO, il Cardino di Soliera, e con diciamo così, la professoressa Alessandra Bonoli, che lo potremo un attimino a declinare e a presentare. Per iniziare però passo la parola all'assessore Riccardo Righi, che è l'assessore di Cardino e genere all'ambiente. Buongiorno a tutti e buongiorno a tutti. Per me è un piacere portare i saluti della città di Cardi, partecipare anche a Riccardo Righi, sono assessore alla transizione ecologica e generale presente appunto all'amministrazione. Innanzitutto vorrei ringraziare gli organizzatori della giornata, i relatori di prendono parte e gli istituti in campo che hanno aiutato a questa iniziativa, perché le sfide che stiamo affrontando e che ci troviamo ad affrontare passano anche da momenti come questi, momenti di consapevolezza, momenti di collaborazione tra enti, tra istituzioni, tra persone e cittadini che fanno parte della città, perché non ci sono modi diversi da questi di affrontare le cose, vanno affrontate insieme, collaborando e facendo sempre un percorso che vede tutti uniti rispetto ad un obiettivo comune che dobbiamo raggiungere. E questi di cui si parlerà oggi sono obiettivi molto importanti, perché il cambiamento climatico è una realtà sui cui effetti stiamo vivendo tutti i giorni, hanno non soltanto una riflessione negativa sulla salute delle persone, ma anche dal punto di vista economico, se vogliamo. Quindi a molte conferenze, a molti studi che ho potuto vedere, si vede come fare prevenzione, no? Su cambiamenti di questo tipo costa molto meno poi che affrontare i danni portati da un cambiamento climatico che sta avvenendo. Non è una sfida facile, lo dico come amministratore prima di tutto, da un punto di vista abbastanza largo, nel gioco delle istituzioni per poter affrontare questo tema e soprattutto appunto deve essere affrontato da tutti quelli che sono gli stakeholder e gli enti che lavorano sul territorio. A livello locale, grazie anche alla Fondazione Cassa di Risparmio, che insieme al Memorial, con il Medicato, comunque sostanzialmente aperto una sede universitaria in città che parla proprio di questi temi, no? Di sostenibilità del processo produttivo, perché anche da lì passa questa sfida e quindi bisogna dare sempre più attenzione nella formazione, nell'accompagnare le imprese a cambiare l'approccio, ma anche attraverso gli interventi nelle nostre città, perché le città di fatto contengono al loro interno aspetti fondamentali rispetto all'impatto climatico, quindi interventi di rigenerazione urbana, trasformazione urbana devono oggi avere l'attenzione dovuta a queste tematiche, perché quando si parla di transizione ecologica e di cambiamento climatico le parole sono sempre due: adattamento al cambiamento climatico, quindi in qual modo non è che se da domani cambiamo le nostre abitudini si ferma o si inverte questo trend, e quindi ci dobbiamo in qualche modo adattare abitudine nel modo di affrontare le cose nella città, ma allo stesso tempo dobbiamo contrastarlo, quindi prendere azioni forti per evitare che questa curva acceleri in questa direzione attraverso tutte quelle che sono le azioni possibili. Una delle tematiche centrali è sicuramente l'energia, su cui se ne parlerà oggi, è stato un tema che quest'anno centrale anche a Vicenza. L'energia non è secondaria, la fonte su questo questa energia viene prodotta è centrale e bisogna pian piano accompagnare appunto le transizioni sostenibili in ambito energetico. Quindi, come dire, le sfide sono veramente tante e voi, siete la nuova generazione, le state affrontando già con noi e le affronterete in futuro, siete parte attiva, chiamata parte attiva in questa sfida. Il lavoro è iniziato, sarà lungo, ma è soltanto, come dicevo, partenza insieme che si possono veramente cambiare le cose. Grazie a tutti della partecipazione, auguro un buon proseguimento di mattinata. Grazie. La parola per diciamo così saluti iniziali anche al presidente del comitato progetto CERNO, Luciano Cerveri. Pronto? Buongiorno a tutti.
quale rappresentante portato questo presepe del Campi Maurizio Viera, porto diciamo i ringraziamenti della, dell'associazione. Innanzitutto la professoressa Bonoli dal primo momento si è resa disponibile a trovare il tempo per noi per i suoi vari impegni didattici e divulgativi. Poi vorrei ringraziare il Campi Scienza, il Comitato, in particolare la professoressa Nadia Garuti, che ci ha sempre dedicato di grande attenzione e ci permette di arrivare in queste occasioni tanti ragazzi, che è uno dei nostri obiettivi, che fa parte della nostra missione. Poi ringrazio ovviamente anche la Fondazione Casa Risparmio, che ci ospita in questa situazione. Come associazione, da pochi mesi abbiamo assegnato un premio di laurea insieme a Unimore, Università di Modena e Reggio, e quest'anno la seconda edizione, che è dedicato e rivolto alle tesi, alla miglior tesi di laurea sul tema, laurea magistrale, sul tema della sostenibilità ambientale e in particolare con attenzione alla produzione e utilizzo di energie pulite e rinnovabili. Quest'anno è stata assegnata a Mattia Manter per una tesi, ve lo leggo perché è più buona: analisi ed ottimizzazione di sistema per la produzione e l'utilizzo di idrogeno verde in ambito civile. Lo scorso anno, nella prima edizione, era stato vinto da Federica Ferrari con una tesi che riguardava e approfondiva il discorso delle comunità energetiche. È chiaro che per un'associazione come la nostra, che si chiama Comitato Cosa di Chernobyl, la tematica ambientale e di come viene prodotta l'energia è centrale. Per questo abbiamo pensato di organizzare un'iniziativa come questa, soprattutto in un momento in cui, come diceva anche l'assessore Riccardo Rovini, viviamo in un momento in cui le problematiche ambientali sono sempre più, pressanti e pesanti, e viviamo in un momento in cui, parte del genere umano sembra voler smentire giorno dopo giorno come appellativo di Sapiens, visto quello che sta succedendo. Ieri sono stato a una conferenza in cui si veniva evidenziato come 780 milioni di persone, quindi 10% della popolazione mondiale, non ha un accesso regolare al cibo. Questo a causa di conflitti, a causa di ingiustizie sociali e soprattutto anche di cambiamenti climatici che rendono certe zone praticamente invivibili. Ed è appunto per questo che questo incontro riteniamo sia ancora sempre più importante. E infine voglio ringraziare tutti voi ragazzi che siete qua, i vostri insegnanti, e invito tutti ad un ascolto attento di quanto la professoressa Romoli sta per dirci, perché credo che sarà un momento per tutti noi di crescita e di formazione. Grazie a tutti. Allora, siamo pronti per iniziare il tema di oggi, la crisi ecologica e le sfide del nostro tempo. A mia margine la professoressa Alessandra Bonoli, e prima diciamo, di lasciare la parola a lei, fatemi dire due parole rispetto alla professionalità che abbiamo e che mette insomma la professoressa, che oltre ad essere ordinaria, professoressa ordinaria di ingegneria delle materie prime, fondato e coordina il gruppo di ricerca di ingegneria della transizione e economia circolare. È responsabile dell'iniziativa della CIMP Transizione, con Living Lab degli studenti sui temi della sostenibilità. Ha costituito insieme ai colleghi del Dipartimento, del Centro Corepù per la cooperazione e lo sviluppo delle tematiche di ingegneria dell'ambiente e dell'emergenza per i paesi in via di sviluppo, oltre a essere naturalmente autrice e coautrice di numerosissime pubblicazioni, è dal 2019 delegata dell'Università di Bologna presso le Nazioni Unite per le reti di obiettivi di sviluppo sostenibile e dal 2018 presso la Commissione Europea all'interno dei gruppi di lavoro sulle materie prime. Non credo di dover aggiungere altro, perché penso che parlerà molto meglio di me,
e lascio tutti la parola alla professoressa Alessandra Romoli. Grazie. Grazie Mario. Sono abituata a fare lezioni in piedi e credo sia meglio anche per facilitare l'eventuale dialogo. Intanto grazie davvero per l'invito a chi ha organizzato questa mattinata, un grande saluto alle ragazze e ai ragazzi che sono presenti. Sono bellissimi momenti, soprattutto per noi probabilmente, ma spero anche per voi. Proviamo a condensare poi in poche decine di minuti un tema che meriterebbe forse approfondimenti maggiori, ma spero che arriviate, o meglio, usciate questa mattina portando a casa almeno due o tre concetti, due o tre parole chiave che poi vi accompagneranno. Bene, sarò brevissima, parto dall'inizio, dal Big Bang, no, sono veramente breve, ma solo per dire che fin dall'inizio dei tempi il nostro pianeta dell'universo, eccolo, è un puntino nell'universo, ha cominciato il suo viaggio nello spazio, nella notte dei tempi, come una navicella spaziale che non ha la possibilità di fermarsi in un porto per approvvigionarsi di materie prime o per disfarsi di inquinamento. Cioè tutte le risorse presenti nel nostro pianeta sono quelle che hanno, che il nostro pianeta con una navicella spaziale ha stoccato nella sua stiva all'inizio del viaggio. E da sempre l'umanità ha fatto i conti con quelle risorse, materie prime, acqua, risorse alimentari, risorse energetiche, presenti sul pianeta. Non abbiamo possibilità di approvvigionarci dall'esterno, come si suol dire, non c'è un pianeta B, il nostro satellite, la Luna, non ci può fornire altre risorse. E queste risorse sono state sufficienti fino alla metà del secolo scorso, fino agli anni 70, fino agli anni, forse dopo la Seconda Guerra Mondiale, e queste risorse erano sufficienti per tutti gli abitanti del pianeta. Ogni anno si rinnovavano le risorse necessarie per fornire alimenti, acqua, energia agli abitanti del pianeta. Dagli anni 70 è successo qualcosa, forse avete sentito parlare dell'Earth Overshoot Day, che è il giorno in cui la Terra, idealmente, secondo questo modello, esaurisce le proprie risorse disponibili. Ed è una media del pianeta. Negli ultimi anni, il giorno, quest'anno, è successo il 28 luglio. Praticamente il 28 luglio, dal 28 luglio in avanti, è come se viaggiassimo sul nostro pianeta Terra in riserva. È come se non avessimo più risorse. Ma se non abbiamo più risorse, cosa facciamo? Attingiamo al capitale naturale, attingiamo a quelle riserve nella stiva della nostra navicella spaziale, ma andando ad esaurirle, perché quelle che sono rinnovabili le abbiamo già esaurite. E guardate, una media del pianeta, 29 luglio. Ci sono molte differenze in questa navicella spaziale. Nel nostro pianeta Terra ci sono abitanti, o meglio viaggiatori di prima classe, di seconda classe, di terza classe. Noi abbiamo una grandissima fortuna di cui dobbiamo essere consapevoli, che casualmente siamo nati nel nord del mondo. Siamo abitanti di prima classe, siamo i viaggiatori di prima classe della navicella spaziale, perché possiamo accedere a tutte le risorse di cui abbiamo bisogno, possiamo accedere all'acqua potabile in ogni momento. Dobbiamo essere però consapevoli che ahimè ci sono grandi differenze sul pianeta. I paesi ricchi, che rappresentano meno del 20% della popolazione mondiale, consumano più dell'80% delle risorse. E quindi viceversa, facile fare il conto che l'80% della popolazione mondiale vive con meno del 20% delle risorse di cui ha bisogno. Beh, allora per gran parte dell'anno viviamo in riserva e andiamo a intaccare il capitale naturale. E allora qual è la risposta? Beh, torniamo a usare le risorse rinnovabili. Dobbiamo necessariamente cambiare la rotta e identificare solo risorse rinnovabili.
molto rapidamente, se noi guardiamo tutti gli indicatori, non importa se riuscite a leggere popolazione mondiale, uso dell'acqua, uso dell'energia, dagli anni 50 in avanti del secolo scorso è capitata quella che gli scienziati chiamano una grande accelerazione. Per molti indicatori si è viaggiati a livelli costanti, come ad esempio la concentrazione di anidride carbonica in atmosfera, di cui sapete sicuramente, fino agli anni, diciamo agli inizi del secolo, valori costanti, abbiamo i dati dei ghiacciai, riusciamo a fare carotaggi e capire qual era la concentrazione di CO2 milioni di anni fa, sempre costante. Poi che cosa è successo? Dagli inizi del secolo scorso l'uso massiccio di combustibili fossili. Prima il carbone, poi il petrolio, poi gli idrocarburi, oggi si parla del gas metano come possibile soluzione, ma parliamo sempre di combustibili fossili che hanno come prodotto della combustione la CO2. Abbiamo cominciato a emettere CO2, è aumentata la concentrazione in atmosfera della CO2, si è amplificato l'effetto serra del pianeta, l'effetto serra ha avuto come effetto e ha come effetto il riscaldamento globale che ha come effetto il cambiamento climatico di cui parliamo. E allora qualcuno colloca dagli anni 50, agli inizi della grande accelerazione, qualcun altro dice no, quando abbiamo iniziato a utilizzare combustibili fossili, gli antropologi dicono quando da nomade l'essere umano è diventato spaziale, agricoltore. Sicuramente da un punto di vista della scienza dell'ambiente, beh, è quella grande accelerazione che vi ho fatto vedere, forse il momento in cui si è rotto quell'equilibrio rispetto alle risorse rinnovabili. E qualche scienziato parla di antropocene, un periodo fortemente caratterizzato dalla presenza dell'antropos, che in greco significa essere umano. Poi c'è un movimento ecofemminista che dice è stato l'uomo, in quanto uomo, ma qui chiudo la parentesi molto rapidamente. Altri imputano sui modelli economici, ma non mi dilungo. Beh, allora che effetti abbiamo? Desertificazione da un lato, inondazioni dall'altro. Inondazioni dall'altro, allagamenti, livello medio del mare che si innalza. Ma qual è l'effetto? L'effetto è che popolazioni costiere sono destinate a muoversi. Un esempio fra tutti, il Bangladesh ha più della metà del proprio territorio, meglio, della propria popolazione che vive sulle aree costiere che sono sotto il livello del mare. Si stima un movimento nei prossimi anni di 50 milioni di abitanti solo per il Bangladesh che devono spostarsi da quei territori perché sono destinati ad andare sott'acqua. Se vi dico il Bangladesh forse siete indifferenti, ma se vi dicessi a lunga scadenza che anche la costa emiliana potrebbe andare sott'acqua, che da Ravenna a Ferrara questi territori andranno sott'acqua, forse saremmo più sensibili a dire beh, spostatevi di qua, per anche dire ai concittadini emiliani del ferrarese beh, venite più qua che così possiamo salvarci insieme. Altri problemi, l'acqua, l'approvvigionamento idrico, tante popolazioni non hanno accesso all'acqua. C'è uno studio bellissimo delle Nazioni Unite, fa vedere come siano soprattutto le donne nel mondo a percorrere chilometri e chilometri insieme ai bambini per approvvigionarsi dell'acqua necessaria per la sopravvivenza della famiglia. Sono bambini sottratti alla scuola, ad esempio, che non possono. E poi la biodiversità, i rifiuti, poi l'inquinamento atmosferico, ma non voglio tediarvi con questi aspetti. La nostra zona, ahimè, la pianura padana, è fra le zone più inquinate in Europa. Inquinamento dovuto a emissioni, emissioni in atmosfera, particolato solido, gli NOx legati a diverse attività antropiche, fra cui quella però legata anche all'uso dell'energia come combustibili fossili. E poi la crisi delle città in quanto
calore concentrato soprattutto nel periodo estivo e rischi allagamenti legati di nuovo agli effetti del cambiamento climatico che provoca eventi di pioggia fortemente concentrati. Vi vedete un po' la differenza, non so se riuscite a leggere il numero in alto. Quando piove un certo territorio, se quella pioggia incontra una superficie verde, naturale, un parco, un giardino, più del 50% infiltra nel sottosuolo. Questa è una buona notizia perché quell'acqua va a ricaricare le falde sotterranee, rendendo disponibile la risorsa. E una parte evapora. Se invece incontra una superficie cosiddetta impermeabile delle nostre città, infiltra molto poco, circa il 15%, il resto scorre in superficie provocando danni e rischi di allagamento. Beh, allora abbiamo parlato di cambiamento climatico, legato soprattutto, e dicevo, all'uso dei combustibili fossili. Due parole chiave che sono già state anticipate: mitigazione e adattamento. Ricordatevelo, ragazzi e ragazze, ricordatevi mitigazione e adattamento. Mitigazione vuol dire agire sulle cause. Qual è la causa del cambiamento climatico? L'emissione di CO2 in atmosfera. Perché viene emessa la CO2? Perché usiamo i combustibili fossili. E allora interveniamo sulla causa. Basta combustibili fossili. Basta. Se possibile da domattina, basta. L'Europa ci ha detto dal 2050 la decarbonizzazione. Ci sono iniziative più locali, la regione Emilia-Romagna parla di decarbonizzazione, quindi non usiamo più combustibili fossili che provocano l'emissione di CO2 dal 2035. Bologna è una delle 100 città europee, capofila delle città italiane, verso la neutralità climatica al 2030. Al 2030 neutralità climatica. Vuol dire basta il più possibile con i combustibili fossili e quelle emissioni che saranno necessarie almeno nel transitorio compensate da altre iniziative con altre strategie. Ma se anche i grandi della terra ascoltassero quello che vi sto dicendo stamattina e con la bacchetta magica si dicesse bene, da domattina basta combustibili fossili, il nostro pianeta ha un'inerzia tale per cui il riscaldamento continuerebbe ancora fino a stabilizzarsi a un certo livello. E se continua, beh, gli effetti del cambiamento climatico sono sempre più evidenti anno dopo anno, e dunque l'altra strategia è l'adattamento. Ci dobbiamo adattare. O ti adatti o ti estingui, no? Si diceva. Bene, è necessario l'adattamento. L'adattamento delle nostre città, ad esempio. Identificare strategie per far fronte a quegli effetti di cambiamento climatico, il rischio alluvione, l'eccesso di surriscaldamento in certi momenti dell'anno. E anche tecnologie, strategie, ad esempio le cosiddette tecnologie basate sulla natura, le tecnologie verdi urbane, implementare il verde, tetti verdi, pareti verdi, superfici permeabili e così via. Però mi soffermo sulla terza parola chiave, che è meno popolare nel senso meno conosciuta e molto, e forse anche meno piacevole. Però se riusciamo a capirne il senso, mi piacerebbe moltissimo che voi arrivaste a casa oggi portandovi nello zaino la parola sufficienza, che non è quello che sei a scuola. Sufficienza vuol dire devo imparare a usare le risorse, che per risorse intendo energia, acqua, materie prime, cibo, in modo consapevole per quello che è necessario e sufficiente per il mio benessere. Sufficienza vuol dire che non importa che sprechiamo, come stiamo sprecando l'energia,
l'acqua. Sapete che un cittadino medio della regione Emilia-Romagna, e non siamo fra i peggiori in Europa, anzi, siamo relativamente virtuosi, consuma circa 170 litri di acqua al giorno? Non sembra un dato incredibile. A scuola, a casa, per tutte le attività domestiche, pro capite 170 litri al giorno. Quando un cittadino tedesco ne consuma 90, quando i progetti per garantire il benessere assoluto, che vuol dire l'igiene, poter bere, preparare i cibi, eccetera, sarebbero 60 litri per abitante giorno, e 60 litri per abitante giorno è considerato dalle Nazioni Unite un diritto umano fondamentale, l'acqua come diritto umano. Perché consumiamo tre volte tanto? Non serve. Perché sprechiamo il cibo? Non serve. Perché sprechiamo l'energia? Non serve. E oltretutto ha un effetto negativo anche sulla nostra qualità di vita. Se voi d'inverno avete in casa 26 gradi, state male. Se d'estate il condizionatore tiene a 16 gradi, si sta male. E questo vuol dire sprecare energia, ma anche stare peggio. Se voi arrivate a casa sera, un frigo pieno, mangiate tutto quello che c'è nel frigorifero, non fa bene alla salute. Allora, sufficienza vuol dire identificare per ogni risorsa quello che è necessario e sufficiente per il mio benessere. Non importa sprecare il resto. Allora sufficiente è la terza parola chiave, perché guardate, il risparmiare le risorse, il risparmio dell'energia, il risparmio dell'acqua è la prima fonte di quella risorsa. Si stima che sprechiamo il 50% dell'energia, ma se imparassimo allora a risparmiarla, avremo una fonte straordinaria di energia. Consumiamo tre volte tanto l'acqua, ma allora il risparmio è la fonte principale della risorsa. Bene, molto rapidamente si parlava di transizione ecologica, ma correrò veloce su questo perché vorrei arrivare alle energie. Si parla di transizione ecologica in realtà non adesso. Si cita spesso il Plan di Roma alla fine degli anni 60. E cito solo questa economista inglese, Kate Raworth, che ha definito un modello, accattivante il nome, il modello della ciambella. Noi praticamente viviamo, dobbiamo vivere in questa ciambella. Alla base, nel cerchio interno, ci sono, come dire, le nostre condizioni sociali, il diritto alla scuola, alla casa, alla salute, l'approvvigionamento di cibo, eccetera, eccetera. Nella parte esterna, quello che si chiama tetto ambientale, i parametri che definiscono gli impatti, la risorsa acqua, la risorsa energetica, la qualità dell'aria, eccetera. Se noi vivessimo in questo spazio verde che è la ciambella, ci potrebbe essere garantito un nuovo mondo in cui ogni persona vive con dignità, senso di comunità, nei limiti delle risorse del pianeta. Il nostro pianeta è limitato, è infinito, è quella navicella spaziale che ha iniziato il suo viaggio e le risorse sono quelle presenti, non ne abbiamo in più. Bene, poi ci sarebbero altri personaggi, tra cui Laura Conti, fondatrice di Lega Ambiente, partigiana, medico, che negli anni 50 e poi 60-70 con delle lotte straordinarie. Ma veniamo allora al tema dell'energia. Questa immagine la conoscerete benissimo, sono i 17 obiettivi dello sviluppo sostenibile, l'obiettivo 7 è l'energia, e accanto al 7, diciamo il 13, lotta al cambiamento climatico. L'obiettivo 7 cosa dice? Assicurare l'accesso all'energia a prezzi accessibili, un'energia che sia affidabile, sostenibile per tutti.
Sapete che il tema della povertà energetica, che è un tema a livello europeo molto studiato, povertà energetica, non interessa solo i popoli dell'Africa, ci sono sacche di povertà energetica anche in Europa, anche in Emilia Romagna. La povertà energetica poi vuol dire difficoltà di accesso, pensate durante il periodo del lockdown, accesso alla scuola. Se un ragazzo o una ragazza non poteva accedere a internet o accedere al proprio computer, viene negato anche il diritto alla scuola. Quindi la lotta alla povertà energetica, certo, guardate in una notte questa immagine, come sono illuminate le nostre città e l'Africa è tutta al buio, eccetto il Sudafrica. E questa la salviamo, invece mi soffermo un attimo su questo, che è un approccio, vi prego di stare attenti e attente perché ci fa capire molte cose. Più o meno rappresenta, guardate la, una linea del tempo, dall'inizio dei tempi, vabbè, preistoria, fino al futuro, 3000 avanti Cristo, 3000 dopo Cristo. Se un vostro amico, collega del futuro, anche solo fra 100 anni, 200 anni, studiasse questa linea del tempo sulla... Ma come ha prodotto l'essere umano l'energia di cui ha bisogno per tutti gli usi? La risposta che leggerebbe quel vostro collega del futuro è: da sempre ha usato l'acqua, il fuoco, l'aria, il suolo, cioè da sempre l'energia è stata prodotta grazie al sole, grazie al vento, grazie all'acqua. Poi questo ragazzo del futuro leggerebbe: c'è stato un periodo, non più di 200 anni, in cui questi scellerati si sono inventati un modo di produrre energia, l'era dei combustibili fossili, un modo di produrre energia assurdo, cioè ha trovato della robaccia che bruciata, certo, sviluppava un'energia straordinaria, ma ha provocato dei danni all'ambiente spaventosi. Ma se ci sarà questo vostro collega del futuro a leggere come è stata prodotta l'energia per l'umanità da sempre, se ci sarà, è perché smetteremo e leggerà: per fortuna sono arrivati in tempo, hanno deciso di smettere in tempo e adesso il pianeta sta rinascendo. Se così non fosse, quel vostro collega del futuro non ci sarà. Se noi non smettiamo quei combustibili fossili in tempi rapidissimi, non ci sarà nessun collega del nostro futuro a leggere la storia dell'energia. E scusate, apro una parentesi, ma l'energia, l'acqua, l'aria, il suolo, il fuoco, non so se c'è qualcuno nel liceo, ma erano i presocratici che dicevano: cos'è che muove il mondo? Beh, l'aria, l'acqua, il fuoco, il sole. E guardate l'energia fotovoltaica: nel 2020 ha generato l'equivalente di 400 reattori nucleari. L'energia fotovoltaica è un'energia pulita, rinnovabile, democratica. La troviamo soprattutto nei paesi poveri. Il raggiamento solare in Africa consente anche a livello domestico, piccolissimi impianti, di produrre energia. E ci sono impianti anche straordinari, non solo piccoli. Guardate la stazione di Shanghai, uno degli impianti fotovoltaici più grandi al mondo, che alimenta di energia elettrica tutti i treni che passano in quella zona. Questo è un immenso tetto della Sanyo in Giappone. Oppure in piccola scala, noi facciamo progetti con i paesi in via di sviluppo, piccola scala, sì, energia a costo bassissimo, capillare, casa per casa, le comunità energetiche, l'agrofotovoltaico, è una soluzione straordinaria che tra l'altro favorisce
la gestione delle coltivazioni, caldo torrido d'estate, beh, i pannelli vengono posizionati in modo da parzialmente ombreggiare i campi, favorisce la coltivazione. Questi pannelli si chiamano pannelli girasole, perché vengono fatti ruotare seguendo il sole, possono oscurare se c'è necessità, possono aprirsi se c'è necessità, oppure grandi distese onshore, cioè direttamente sul mare. E sul mare le superfici possono essere immense e la produzione energetica altrettanto immensa, e anche questi si orientano. Energia eolica è ancora superiore oggi all'energia fotovoltaica, ha un costo ancora più basso. Oppure l'energia dal mare, si sfruttano le maree, si sfruttano le correnti che alimentano delle turbine, danno energia elettrica. Una delle zone più ricche di onde, maree, è lo stretto di Messina. Come sarebbe bello vedere solo impianti di produzione di energia rinnovabile in quella zona. E con questo, per non togliere tempo, avete di terminare, io mi fermo, ma sono disponibile per le domande. Vado solo a concludere dicendo, appunto riassumendo, che cosa ci portiamo a casa. Viviamo in un periodo di crisi ecologica, di transizione ecologica, transizione che però è nata, ha avuto origine già nel secolo scorso. Effetti, cambiamento climatico, dovuto a che cosa? All'uso dei combustibili fossili. Mitigazione, smettiamo con l'uso dei combustibili fossili. Adattamento, strategie nelle nostre città, nei nostri territori, per far fronte agli effetti del cambiamento climatico. Sufficienza, smettiamola di consumare troppi beni, produrre troppi rifiuti, consumare troppa energia, sprecare troppa acqua, sprecare troppo cibo. Questa è la risposta. Voi siete giovani, date questa svolta alle vite delle vostre famiglie. I vostri genitori forse non ce l'hanno fatta o non ce la fanno. Cercate voi di dare questa svolta nella vita delle vostre famiglie. E poi, transizione energetica. L'unica risposta possibile è l'uso delle energie rinnovabili. Sole, vento, acqua. Da sempre l'umanità ha usato queste fonti per produrre energia e per sempre userà queste. Cerchiamo di chiudere quel capitolo scellerato in cui si sono bruciati i combustibili fossili provocando i danni ambientali che conosciamo, ma il nostro pianeta è in grado di far fronte, e quindi se riusciamo a chiudere prima possibile questo capitolo, poi la natura risorgerà insieme a noi, speriamo. Grazie per questo intervento penso che ci stiamo mettendo in discussione. Stiamo mettendo in discussione i nostri comportamenti, le nostre abitudini e anche un po' questa fatica culturale del pensare che per attuare questa transizione ecologica noi dobbiamo essere bravi a rinunciare delle cose e non siamo attuati a rinunciare, facciamo molta fatica. E quindi da qui può nasce secondo me la preoccupazione a volte di vedere non solo nella mia generazione ma anche nella generazione dei ragazzi che ci stanno guardando effettivamente questa fatica. Perché siamo tutti un po' preoccupati di quello che ci sta succedendo intorno, ma alla fine non ci crediamo fino in fondo. Non crediamo fino in fondo che poi vada così male davvero, finché non è troppo tardi. Diceva prima, il Bangladesh è così lontano, ma la Romagna no. La Romagna non è così lontana, ma non è lontano Frosinone, non è lontano Bologna. Cioè noi stiamo
vedendo, guardando, e nonostante non siano così lontani, vediamo ancora lontane da noi e quindi non siamo in grado veramente di pensare che questo stia accadendo. Oltretutto, che a un certo punto magicamente qualcosa si modificherà. Il professor Savoni ci ha detto che non è magicamente, è qualcosa che noi dobbiamo fare, è qualcosa al quale noi dobbiamo in un qualche modo credere fino in fondo di poter fare. Noi, ma insieme anche voi che siete generazioni più giovani e che in un qualche modo vi state giocando qualcosa di più di noi. Il professor Savoni ci ha aperto uno scenario veramente importante e allo stesso tempo lancio a voi la palla se volete fare qualche domanda. Ok, in fondo Gianfranco c'ha una mano alzata. Una domanda. Comunque grazie per questa conferenza, mi è piaciuta molto. E questa domanda è perché i governi non incitavano l'uso delle energie rinnovabili? Grazie per la domanda. Io faccio parte di un gruppo che si chiama Energia per l'Italia. Ho avuto questa fortuna di conoscere il professor Vincenzo Balzani, che è il professore emerito, il più grande chimico vivente al mondo, ha 86-87 anni, va nelle scuole, ha fondato questo gruppo da 10 anni, scriviamo documenti, cerchiamo di contattare politici locali, regionali, nazionali, abbiamo parlato con diversi presidenti del Consiglio, sono maschili perché ancora l'ultima non l'abbiamo contattata, abbiamo avuto l'opportunità di sedere a qualche gruppo di lavoro, ma e la situazione è sempre peggiore in me, perché c'è una certa miopia, diciamo così, ci sono interessi economici, per quello che ci dovrebbe essere, a mio parere, un movimento dal basso. Le persone dovrebbero cominciare ad arrabbiarsi. Perché vengono date sovvenzioni incommensurabili per i combustibili fossili ancora e si fa la guerra invece alle energie rinnovabili? Su questo dovremmo arrabbiarci. Noi proviamo. Allora, perché i governi, a livello europeo, ci si sta muovendo, la decarbonizzazione è iniziata, gli obiettivi del Green Deal al 2050 sono sfidanti, ma si avvia un percorso importante. Poi quando però l'Europa ci dice dovresti rinunciare al 2035 alle auto a combustione interna, dovresti guardare i limiti, ci sentiamo colpiti nella nostra libertà personale. Non capiamo invece che tutti insieme dobbiamo muoverci in questa direzione. Allora, per rispondere, viene da dire che sì, ci sono interessi economici. Se ci fosse qui il professor Balzani, che alla sua età non ha piedi sulla lingua, direbbe perché la politica energetica italiana è dettata dall'ENI, che è ente nazionale dell'energia, ma che è troppo legata a interessi sui combustibili fossili. E dunque l'Italia continua a non fare il salto di qualità su questo. Grazie. Grazie per questa domanda. Sì. Arriva di nuovo. Allora, lei ha parlato solo di combustibili fossili, io volevo sapere per curiosità l'impatto degli allevamenti intensivi sul territorio. Grazie. Grazie della domanda. Io ho parlato di combustibili fossili perché parlavamo di energia, fonti energetiche.
giustissima questa domanda, ma allora potremmo parlare di mobilità, potremmo parlare di edifici, potremmo parlare dell'industria della moda, del tessile. Gli ambiti sono molti che determinano l'impatto ambientale. Sugli allevamenti intensivi, certamente, ci sono dati anche noi che seguiamo, gli impatti ambientali legati al consumo dell'acqua, legati alle emissioni in atmosfera. Gli NOx rilasciati dai guami, ad esempio, che in atmosfera reagiscono col particolato presente e creano appunto i problemi di concentrazione di particolato solido della pianura padana, oppure le emissioni di CO2 e di metano, dato proprio dalla vita degli animali. Però appunto sono tanti gli ambiti, si vede, no? Gli allevamenti intensivi sono fortemente impattanti, però ripeto, allora potremmo stare qui a parlare per diverso tempo anche di tutti gli altri ambiti di impatto. Comunque è giustissimo, vi dico solo questo, che la Danimarca di questi giorni, notizia in cui cominciano incentivi fortissimi per ridurre il consumo di carne e per favorire la dieta vegetariana. Probabilmente non è necessario, se uno non se la sente, adottare una dieta vegetariana integrale, però la riduzione dell'uso di carne, oltre a fare bene alla salute, quindi quando dicevo prima la sufficienza, poi è anche a favore del benessere, la riduzione dell'uso di carne ha un grandissimo impatto sull'ambiente. Quindi grazie per la domanda. Grazie. Sì, intanto volevo ringraziare anche io per la conferenza e poi volevo chiedere, prima ha citato appunto il fatto che bisognerebbe fare pressione, oltre che fare piccole azioni, fare anche pressione insieme anche dal basso per appunto cambiare i livelli e tutte queste cose. Sono molto d'accordo, però volevo chiederle, magari grazie alla sua esperienza, che consigli darebbe in fatto magari di attivismo, anche perché sono tematiche complesse, come citava prima, anche un po' intersezionali, e quindi volevo chiedere appunto che accorgimenti consigli può darci. Grazie, bellissima domanda. Beh, intanto azioni dal basso, vuol dire intanto ciascuno faccia la sua parte, cominci a sensibilizzare in famiglia, a scuola, poi cominciano a nascere, sono nate associazioni, no, ambientaliste anche proprio per i giovani, prima del lockdown, tante Greta Thunberg, Friday for Future e altre associazioni di questo genere che cercano di sensibilizzare sui temi. Beh, io vi suggerisco anche a scuola, bellissima attività, quella che noi abbiamo avviato a Ingegneria Bologna. La nostra ingegneria interambientale nasce in un campus nuovo, praticamente. Nel 2008 ci siamo trasferiti in questo campus nuovo, appena siamo arrivati sembrava davvero il deserto dei Tartari, una cattedrale nel deserto dove non c'era nulla. E allora con i ragazzi e le ragazze abbiamo detto, dai, cominciamo ad attivarci con azioni che siano sostenibili dal punto di vista ambientale, ma che creano anche comunità, che sono straordinarie, quelli che si chiamano Living Lab, giusto il termine anglosassone, perché sono promossi in tutti i progetti europei. Cioè si lavora insieme, professori, personale tecnico, studenti e studentesse. C'è un problema sulla raccolta dei rifiuti? Beh, cominciamo a decidere come fare, cosa fare, abbiamo chiamato Era, la Utility, beh, ci dai i cassoni per fare questo, parlo più di 10 anni fa. C'è un eccesso di consumo d'acqua, mi ha chiamato l'università, beh, perché questi rubinetti erano, abbiamo fatto delle prove, ogni pulsante premuto un litro e mezzo d'acqua, allora riempiamo le borracce, lavamoci la faccia, lavamo gli occhiali, no, riduciamo il consumo. C'è troppo spreco di energia, se andiamo dall'ufficio tecnico a dire perché
Ecco, in questo senso, no? Partendo dal basso, vi invito anche la vostra scuola, perché non fate un libro dato, chiamiamolo così in modo pomposo, no? Dove i ragazzi e le ragazze identificano i problemi, magari fanno anche uno studio, quello che sempre a livello europeo viene promosso come citizen science o student science, come la chiamiamo, la scienza fatta dalle persone, dai cittadini, dagli studenti e dalle studentesse. Voi fate il monitoraggio, perché non mettete una centralina di qualità dell'aria sulla vostra scuola, tenete monitorato, fate uno studio, raccogliete i dati, vedete qual è l'andamento. Guardate la raccolta dell'acqua piovana, perché non fate un progetto della raccolta dell'acqua piovana con una cisterna che poi potete usare per annaffiare il giardino se c'è nella scuola? Perché non provate a pensare alla comunità energetica sulla vostra scuola, andandone a parlare col comune? Allora, questi sono piccoli inizi, piccoli, sarebbero enormi, iniziative che nascono dal basso. Ragazzi, ragazzi, avete una massa critica importantissima, siate proprio attivi su questi temi e il cambiamento accade. Grazie. Ecco, un'altra domanda per avanti. Grazie, però vi chiedo, nel rispetto anche della professoressa Bonoli, ma anche dei vostri compagni che fanno le domande, un minimo di silenzio per permettere poi una risposta ascoltata. Chiedo una domanda, c'è una domanda da chiedervi, che sarebbe, non inquina proprio anche smaltire i grida? Non inquina proprio e smaltire anche gli impianti grida? Nel senso che è sempre inquinato, o no? Vabbè, allora, gli impianti green intendi il fotovoltaico? Sì, fotovoltaici, paneoliche. Ok, allora, certamente, come tutte le attività industriali, ogni, come dire, elemento nella catena ha un inizio e una fine. Un inizio ha bisogno di materie prime, ha bisogno di energia per produrre, tante volte ha bisogno di acqua, poi c'è un ciclo di vita in cui quel dispositivo, mettiamo un pannello fotovoltaico, dura 15, 20, 25 anni e poi giunge a fine vita. Benissimo, quando giunge a fine vita, la logica insita nell'uso delle energie rinnovabili, inteso come rinnovabilità, è quello di riciclare. Il pannello fotovoltaico presenta una cornice di alluminio che viene riciclata al 100%, e elementi di vetro che vengono riciclati con efficienze superiori al 95%. Un po' più critico è l'elemento cosiddetto di EPA, che è la plastica, di cui sono ricoperti, efficienza di riciclo un pochino più basse. Il silicio, siamo attorno, parlo dei pannelli tradizionali a silicio, silicio telluro, eccetera, allo stato attuale ha un riciclo dell'efficienza del 75%, ma la ricerca sta andando avanti. Questi sono dati probabilmente neanche aggiornatissimi, l'efficienza di riciclo sta crescendo. Tutti i metalli ormai siamo prossimi al 100% come efficienza di riciclo. Un po' più critico il silicio, che è un elemento, è una materia prima critica, direbbe l'Europa. Bene, però se la ricerca va avanti, no? Se avessimo sempre anche incentivi per la ricerca sulle rinnovabili, riusciamo a chiudere il cerchio. Quindi è vero che smaltire, se mandassimo in discarica, costerebbe, però se facciamo una valutazione, in questi casi si fa l'analisi del ciclo di vita, cioè si considera tutto, dall'inizio fino allo smaltimento oppure al riciclo, beh, ci accorgiamo che l'impatto è molto contenuto, così come anche i costi, molto più basso rispetto all'uso di altre fonti energetiche. Comunque grazie, lo stesso per le paleoliche, la ricerca sta dando ottimi frutti e il riciclo sta aumentando le proprie efficienze. Grazie.
Prego. Salve, buongiorno. Io vorrei un attimo soffermarmi su un aspetto. È vero, tutti noi possiamo fare qualcosa nel nostro piccolo. E noi veniamo da una scuola, quella di mio cugino, è abbastanza attiva da un punto di vista green. Ha i pannelli fotovoltaici, la raccolta differenziata, ben selezionata, anche il cluster. Però dobbiamo capire anche che cosa il governo, i precedenti, l'attuale, vogliono fare per aiutarci, nel senso. Il nostro contributo può essere minimo di fronte a tutto quello che c'è da fare, perché per gli incentivi anche alle aziende in questo ambito ci sono, ma sono poco rilevanti, pensiamo l'unica forma forse è il decreto ferro. Ci sono pochi incentivi alla produzione di energia rinnovabile. Quindi la mia domanda è questa, collegandomi un attimo all'osservazione del studente precedente. L'attuale governo, come si sta muovendo per incentivare, per esempio, la ristrutturazione delle nostre case che entro il 2050 devono prevedere tutta questa norma riguardante il green? Giustissima. Ma penso che non tutti abbiamo le risorse finanziarie per poter farlo, insomma. Allora, ecco, cosa sta facendo in questo momento il governo? Perché in televisione, nei telegiornali, se ne parla poco dei veri e propri contributi che saranno messi in atto nel tempo. Si parla sì di pensioni, di piccole cose, ma non parliamo dei veri problemi che forse riguardano il futuro, ma che sono molto attuali. Per la risposta passo la parola a Luciano che integra la domanda in modo che mi unisco alla domanda approfittando del fatto che si è tirato in ballo il governo attuale, nel senso che proprio dal governo attuale in realtà si sente parlare di energia nucleare come prospettiva futura valida, parlando di un comitato progetto CERN, potete immaginare che idea possiamo avere in ordine nucleare. Volevo chiedere alla dottoressa, alla professoressa Monoli, di dirci qualcosa a proposito, visto che si è parlato di sole, acqua, terra e nucleare, non credo che normalmente non vada combinato. Sì, volevo ringraziare intanto anche la domanda dell'insegnante, immagino, professoressa. Ho risposto un po' all'inizio alla prima domanda di uno studente, che cosa fa il governo attuale? Non ho una risposta, noi abbiamo fatto sottoscrivere in campagna elettorale un impegno sulla transizione energetica, transizione ecologica, che hanno sottoscritto tutti i partiti politici, eccetto Azione di Calenda, non so perché, ma so perché e mi ricollego alla domanda. L'hanno sottoscritto tutti, un impegno in campagna elettorale, erano tutti i portavoce dell'ambiente, transizione ecologica di tutti i partiti, eccetto Azione, hanno sottoscritto questo impegno, consegnato nelle mani del Presidente della Repubblica, consegnato nelle mani del Presidente Mattarella, che le avrà lì in un cassetto, immagino, e poi fra un po' andremo a bussare. Cosa fanno? Non lo so, perché poi invece basta il ponte sullo stretto, oppure questo, come dire, nuova ondata filo nucleare che è senza senso da un punto di vista economico, è senza senso da un punto di vista ambientale, è senza senso da un punto di vista sociale, è senza senso da un punto di vista dei rischi per la nostra salute, per i nostri territori. In Italia abbiamo avuto il primo referendum a valle del grande disastro di cui si parla ancora poco negli Stati Uniti, il Primary Island, che diede vita a una campagna importante a livello globale, non nucleare. Chi era a mia età si ricorda, dal liceo in avanti, anche gli adesivi sulle auto, non nucleare, questo è un comune denuclearizzato, il film La sindrome cinese, no al nucleare, fine anni 70, referendum in Italia.
quello è stato il più grande disastro come centrale nucleare, poi è venuta Chernobyl, poi è venuta Fukushima. Abbiamo avuto un altro referendum a valle di Fukushima, a valle dell'idea nuova nucleare dell'allora governo Berlusconi. No, l'energia nucleare non è un'energia rinnovabile e abbiamo detto l'unica strada sono le risorse rinnovabili. Non è un'energia pulita, vi diranno è zero emissione di CO2, a parte che non è vero perché c'è vapore acqueo in atmosfera, ma tornando alla domanda del nostro collega qui, in cui vi ho citato il ciclo di vita, ragioniamo solo in termini di emissione di CO2. Ma quanta CO2 emettiamo per costruire una nuova centrale quando sappiamo che l'edilizia è uno dei settori maggiormente impattanti dal punto di vista del consumo energetico e emissioni di CO2? Non è rinnovabile perché abbiamo bisogno dell'uranio e di altre materie prime che non sono rinnovabili, che non abbiamo a disposizione in Italia. Li importeremo dalla Cina, dalla Namibia, dalla Russia. L'uranio, allora, non è rinnovabile, non è pulita, è rischiosa, aiuta la ricerca anche tecnica, perché la ricerca nucleare, ci diranno che uso ci viene, ma la ricerca che aiuta anche la ricerca bellica nucleare, e questa non la vogliamo. Non è una risposta possibile. No, nucleare no. C'è un'altra domanda qui davanti e non era piaceria per chi mi ha invitato, è proprio la mia condizione. Abbiamo diversi documenti che abbiamo scritto, vi invito a guardare il sito Energia per l'Italia, abbiamo diversi documenti in cui scriviamo queste cose. Prego. Buongiorno, lei ha appena parlato di come l'energia nucleare non è energia sostenibile, però in Italia abbiamo alcune delle centrali più avanzate di tutta l'Europa. Lei crede che ne valga la pena comunque portare avanti la ricerca sull'energia nucleare, sempre per il fatto che lo Stato davvero finanzia poco la ricerca sull'energia sostenibile? E quindi cosa ne pensa di tutte queste centrali? Allora, in Italia non abbiamo centrali nucleari, non so però che siamo rinnovate. Siamo rinnovate che erano avanzate forse come tecnologia 30 anni fa, che sono state dismesse. La Francia che produce energia da nucleare sta via via dismettendo, la Germania ha detto no al nucleare. Negli ultimi anni le rinnovabili per fortuna sono cresciute in modo significativo, la produzione da rinnovabilità nucleare sta calando per fortuna nel mondo. Non abbiamo tecnologie in Italia, non abbiamo know-how, non abbiamo le materie prime, non abbiamo i territori. I nostri territori sono a distretto idrogeologico, sono territori a rischio, sono territori fortemente antropizzati e abitati. Dove la facciamo la centrale nucleare? La volete di fianco nel parco pubblico di Carpi? Dove gestiamo le scorie? Sono 30 anni che girano le nostre scorie e non riescono a trovare un sito in Europa, un grande sito in Finlandia, sono 40 anni che ne stanno parlando, forse lo realizzeranno nell'arco di 10 anni. Ma quando queste scorie poi rilasceranno in atmosfera, nelle acque, nel suolo, qual è l'effetto? Allora, stiamo giocando col fuoco, è un rischio spaventoso e sono costi spaventosi, perché guardate, se anche decidessero domani, speriamo di no, di finanziare una nuova centrale, i tempi sono lunghissimi. Proprio per questo, perché bisognerà trovare il luogo, non ci sono luoghi idonei. Passeranno 20 anni, passeranno 30 anni, e intanto abbiamo finito.
se innestiamo sulle rinnovabili che abbiamo qui, adesso, domattina, mettete un impianto fotovoltaico, avete tutta l'energia che volete. Mettete un impianto eolico dove c'è il vento sulle vostre colline, avete l'energia pulita, tutta quella che volete. Nucleare non è una risposta. Grazie professoressa, grazie anche per la chiarezza, credo che a volte vi scegliere per decidere serve anche chiarezza, no? Serve anche qualcuno che dica le cose come stanno, senza avere paura proprio di raccontarcene. Ognuno di noi ha una mente critica e è giusto potersi informare, ma avendo scegliere nel momento in cui abbiamo dati alla mano. E, però dicevo, nel momento in cui ci siamo, ricordiamoci che qualsiasi nostro comportamento avrà poi quella che è una azione, c'è cioè una reazione. Lasciare in mano ad altri le decisioni significa voi, come dire, far decidere ad altri del nostro futuro. Voi mi avete un ancora importante più di me, insomma diciamo nella categoria degli adulti, informatevi, ma informatevi seriamente presso le fonti giuste, informatevi in modo critico, ok? E poi, come dire, iniziate a portare avanti voi azioni piccole all'interno del proprio caso, all'interno del proprio comportamento, all'interno delle proprie scuole, all'interno della propria comunità. Proprio dopo tutto io penso sia il momento di agire e agire tutti insieme, ok? Partendo da se stessi. Non so se ci sono altre domande ancora, qua davanti. Poi direi che ci andiamo magari verso la chiusura. Sempre riguardo le centrali nucleari, noi abbiamo fatto un dibattito soprattutto sul nucleare e nella parte diciamo di pro al nucleare c'erano queste centrali di quarta generazione. Io parlo da ignorante perché non ne so e non mi ricordo neanche, però lei effettivamente cosa ne pensa di queste centrali di quarta generazione? Quarta generazione intende anche la fusione. Io ricordo che ero studentessa universitaria e si parlava, c'è la fusione nucleare. Domattina la facciamo, quello che dice Salvini, dai domani, domani in casa, piccoli, piccoli impianti diffusi. No, non c'è ancora una tecnologia, anche le centrali di quarta generazione della fissione non sono ancora realtà possibilmente applicabile in tempi relativamente rapidi. Non lo dico io perché non sono poi così esperta, ma davvero i tempi che vi ho detto, cioè se decidessimo domani, abbiamo una centrale probabilmente tra 20 anni, e nel frattempo la Francia le ha dismesse, la Germania le ha dismesse, perché dobbiamo arrivare a realizzare qualcosa che via via si è dimostrato non accettabile? Prima ho citato un po' di impatti, ho dimenticato importantissimo il fatto che una centrale nucleare ha bisogno di quantitativi d'acqua enormi per il raffreddamento. L'estate scorsa, l'estate prima ancora, siccità in Francia, hanno sospeso le attività decine di centrali perché non avevano l'acqua di raffreddamento. Allora preferiamo scegliere l'acqua, adesso preferiamo una domanda retorica anche un po' banale. Io preferisco tutelare la risorsa idrica e produrre l'energia in modo diverso. Grazie professoressa perché insomma ho seguito un po' di incontri e mai come quello di questa sera è stato chiarissimo rispetto a quello che è il nostro mandato. Non c'è più tempo. Non abbiamo più tempo per iniziare a fare qualcosa e bisogna che ci muoviamo. Sì, nel senso che non abbiamo più tempo per modificare i nostri comportamenti e per, come dire, iniziare a usare comportamenti che chiamiamo virtuosi, che
chiamiamoli comportamenti, diciamo, responsabili. Iniziamo a pensare veramente dal nostro piccolo, che la prima domanda che possiamo iniziare a fare, quando anche decidiamo, banalmente, nel nostro piccolo, di pensare di acquistare, di fare, iniziamo veramente a chiederci, è necessario o quello che ho è sufficiente? Per questo forse è la domanda che dobbiamo farci costantemente durante. Se stamattina non ci sono altre domande, è in chiusura dell'intervento, anche per mettere voi, per voi dentro, per dare dentro verso scuola. Ringrazio ancora tantissimo la professoressa Boni per questo intervento molto chiaro, molto preciso, e ringrazio l'associazione del Comitato Progetto per CERN di Capri, no, di Seriera, per il suo progetto di mattinata. Grazie.